arrivare secondo è sempre, diciamo, difficile da accettare, soprattutto quando sei vicinissimo alla vittoria sulle strade di casa. Però se guardo comunque tutto, diciamo, tutto nel complesso, comunque sono soddisfattissimo perché era una tappa importante, era una tappa dove comunque servivano gambe, una tappa impegnativa, e quindi conferma un po' la mia condizione che comunque è molto buona e quindi mi dà, diciamo, ancora più fiducia per i prossimi giorni. Adesso in classifica ho fatto un piccolo salto in avanti, si sono scoperte anche un po' di più di carte, diciamo. Sappiamo che Bernal è il corridore che va più forte, quindi adesso loro hanno la maglia, sicuramente sarà, diciamo, una gestione di corsa completamente diversa, quindi noi dobbiamo cercare di sfruttare al massimo questa situazione e poi vedremo appunto giorno per giorno se mai dovesse accadere che in un giorno decidiamo di far qualcosa, comunque la vedremo più avanti senza programmare nulla. È stato un inizio difficile e soprattutto dopo più di un'ora e mezza, quando ho visto che comunque non si mollava, si continuava ad andare a tutta, non ti nego che ho avuto anche un po' di sofferenza in quella fase della corsa. È stata proprio una tappa dura per tutti e secondo me è una tappa che è rimasta nelle gambe. Domani sarà ancora una tappa dura e poi arriveremo finalmente al primo giorno di riposo.